Buongiorno, buon martedì, bentrovati a Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa che inizia vedendo subito i giornali. Allora partiamo da quelli regionali, dalla prima pagina del centro di Pescara. Operaio travolto e ucciso sulla 24, il titolo di apertura, tragedia in autostrada, vittima un 31enne di Manoppello, doveva sposarsi a luglio. E poi andiamo a vedere anche la lettera che scrive Renzi al giornale. Il Premier sarà oggi all'Aquila per la firma del Masterplan. Il Masterplan vi porta 1,5 miliardi, il titolo della lettera scritta al centro da Matteo Renzi. Andiamo a leggere qualche passo insieme. Caro direttore, i patti per il Sud stanno diventando finalmente realtà. Con quelli che firmiamo oggi all'Aquila, Campobasso e Bari saranno già 9 gli accordi siglati ufficialmente sui 16 totali previsti. Intanto stiamo vedendo delle immagini di un video realizzato dalla Regione Abruzzo che spiega gli interventi del Masterplan. Continuiamo con la lettera, lo avevamo promesso ed ora manteniamo l'impegno. In questi 2 anni e qualche mese gli italiani hanno imparato a fidarsi del governo, dice Renzi. I patti per il Sud che riportano le regioni del meridione al centro dell'azione governativa dopo decenni di immobilismo non sono libri dei sogni o cambiali aperte, sono fondi e investimenti su cui le regioni e le città possono contare, soldi che andranno su singole opere che quindi sono sottoposte al vaglio e alla verifica non solo delle amministrazioni ma di tutti i cittadini. Solo per l'Abruzzo parliamo di 70 interventi per un importo complessivo che si aggira sugli 1,5 miliardi, alcune di queste iniziative sono attese dagli abruzzesi da anni. E nel finale Renzi conclude: l'Abruzzo ce la può fare come il resto del nostro paese se tutti remiamo dalla stessa parte e diamo il massimo del nostro impegno. E dunque questa mattina attorno alle 10 ci sarà la firma sul Masterplan da parte del Premier Matteo Renzi e del governatore Luciano D'Alfonso. Firma che seguiremo in diretta collegandoci proprio con l'Aquila per seguire tutte le fasi anche della conferenza stampa che ci sarà a seguito della firma. Torniamo sulla prima pagina del centro, adesso andiamo a vedere le altre notizie. Di spalla la cronaca, mercato alla stazione, senegalesi è pronto lo sgombero, l'alternativa per gli ambulanti non c'è ancora per quanto riguarda il mercatino etnico della stazione centrale di Pescara. E poi la protesta sempre nel capoluogo adriatico, i pompieri rischiamo per 1.500 euro, domani incontro con il prefetto. E poi il Pescara Calcio, novità in società, il Pescara chiama il DS Leone, storia d'amore tra Pescara e Giorgio Repetto finita, al suo posto arriva l'ex direttore, ormai ex direttore sportivo del Lanciano. E poi in Montesilvano a 12 anni ladro di cellulari sorpreso a sferrare martellate contro una vetrina. Andiamo a vedere anche il Buongiorno Abruzzo nel taglio basso firmato da Dino Venturoni, Elsa 92 anni, commerciante dal 1945. Questo articolo è una riflessione di Venturoni sulla crisi insomma, di Teramo nel suo sistema complessivo economico, partendo dalla storia invece positiva di Elsa di Lodovico che a 92 anni continua a tenere alta la bandiera del commercio teramano. E allora andiamo adesso avanti con la lettura del giornale, cambiamo edizione, passiamo alla pagina di Chieti Lanciano Vasto. Letti in corridoio, Flacco rischia Chieti, D'Alfonso chiama a rapporto il manager ASL, sarà rimosso, si chiede il giornale dopo l'ennesima visita dei NAS nel reparto di medicina dell'ospedale clinicizzato di Chieti, carabinieri che pur riscontrando dei miglioramenti rispetto alle criticità rinvenute in una precedente ispezione all'inizio dell'anno, hanno trovato letti lungo il corridoio con pazienti sulle barelle. Dunque questo fatto porterà sicuramente a delle conseguenze, staremo a vedere se Flacco rischia il posto. E poi andiamo
A centropagina, salvato dai carabinieri, un muratore minaccia di gettarsi dalla gru. Vedete ieri proprio nella fotografia l'operaio disperato in cima alla gru, ieri mattina in via Ianni a Chieti. E poi la notizia della morte sulla A24, Tagliacozzo, tragica fine di un operaio in autostrada. Di spalla, no al risarcimento, Terna Grazia, la mamma anti-elettrodotto. L'aveva citata 24 volte per un totale di 16 milioni di euro di danni, rinuncia al processo Terna contro la mamma anti-elettrodotto. E poi la polemica, 7 centrali a biomasse nel Vastese dovrebbero essere realizzate a Guilmi, Carpine Tosinello e Montazzoli. Poi Ateneo, il DG del Vecchio chiede 1,4 milioni al predecessore con una raccomandata, il DG dell'Ateneo D'Annunzio del Vecchio chiede al predecessore Napoleone di restituire circa 1,5 milioni di euro. Andiamo avanti, adesso passiamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Gran Sasso, stagione estiva a rischio, il titolo di apertura, in liquidazione la società proprietaria degli impianti di Prati di Tivo. La decisione ieri a seguito dell'assemblea comunicata dal presidente Renzo Di Sabatino. E poi a centropagina nella fotonotizia, addio all'imprenditore Domenico Di Paolo, il commerciante di mobili di Bellante. E poi ancora la notizia con cui abbiamo visto l'apertura della pagina di Pescara, la morte sulla A24. E poi di spalla, Strada dei Parchi, una bretella da Valvomano a Roseto, progetto della società Strada dei Parchi per realizzare una bretella autostradale tra i caselli di Valvomano e quello di Roseto. La nuova arteria sarebbe a pagamento. E ancora, crisi a Tortoreto, i dissidenti votano no al bilancio, si aggrava la crisi al comune di Tortoreto, la conferma delle dimissioni dal sindaco Richi. E poi il borgo in agonia, Montepagano non ha neanche più i giornali, è diventata un'impresa ardua per chi risiede a Montepagano leggere un giornale, nel borgo non arrivano più, ulteriore segnale dell'abbandono della frazione. Adesso andiamo sulla pagina dell'Aquila e ritorniamo ancora a quanto accaduto sulla 24, operaio travolto e ucciso sulla 24, Magliano Dei Marsi, vittima un 31enne, era al lavoro in autostrada. Vedete la fotografia del punto dove è accaduta la tragedia e la foto di Mirko Barbarossa, 31 anni, di Manoppello, vittima di questo incidente. E poi, spaccia droga a scuola, sotto la fotonotizia, arrestato dai carabinieri un giovane di Scanno. Andiamo a vedere di spalla, e Di Raiano, ex pompiere, afferra al volo e salva una ragazza. Gesto eroico di Gianfelice Fonte Di Raiano, l'uomo che da 2 anni vive e lavora in Australia, è riuscito ad impedire il suicidio di una ragazza. All'Aquila, 9 progetti per creare nuovo lavoro. Le start-up sono state presentate ieri nel Tecnopolo d'Abruzzo su iniziativa di Digital Borgo e Telecom per incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Ad Avezzano i dipendenti del CRAB vanno sul tetto, hanno invaso i cancelli dell'ente con striscioni e cartelli di protesta e poi sono saliti sul tetto per gridare tutto il loro sdegno contro un futuro incerto. Adesso cambiamo testata, passiamo al Messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Apertura ovviamente dedicata al Masterplan, Renzi all'Aquila. Per il Masterplan Patto per l'Abruzzo, il Presidente del Consiglio firma l'impegno all'auditorium del Parco, 1,5 miliardi per 67 interventi, 77, scusate, interventi strategici e cantierabili in tempi stretti. Poi a centropagina nella fotonotizia la tragedia sulla 24, operaio travolto ed ucciso ieri da un mezzo della sua stessa azienda. È morto così Mirko Barbarossa, leggiamo dalla didascalia, 32 anni di Manoppello, operaio della Parchi Global Service del gruppo Toto. L'incidente sulla 24 si è verificato al chilometro 68 in direzione Roma, tra i caselli Valle del Salto e Tagliacozzo. E poi tasse e tangenti, scarcerato il commercialista, si torna sull'inchiesta che ha riguardato il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il professionista ha collaborato con gli inquirenti, resta ai domiciliari, come detto, il dirigente del fisco imparato.
Poi la crisi al comune di Teramo, Brucchi vuole prima il patto, dopo la giunta, nuovo summit per la crisi in comune. Il sindaco Brucchi vuole un patto con i 17 consiglieri rimasti in maggioranza e solo dopo ci sarà la nuova giunta. Andiamo adesso a vedere quest'altra notizia che riguarda le autostrade. Bretelle Toto ha presentato il nuovo progetto. Il problema ora è quello della copertura economica. Toto presenta il nuovo progetto per accorciare A24 ed A25 e sembra aver incontrato un coro di consensi. Di spalla, Chieti, Valentina Vezzali in cattedra, inseguite i vostri sogni, la lezione, prevenire le devianze giovanili, i consigli della stella dello sport italiano. Nel taglio basso, cultura, X Factor per Stele o Museo Cascella, una specie di X Factor per il recupero e la tutela dei luoghi storici ed identitari delle città, appare come una sfida all'ultimo voto, anzi all'ultima email, quella lanciata dal governo Renzi per mirati interventi di riqualificazione di strutture nelle città italiane. Sul piatto c'è un tesoretto di 150 milioni. Andiamo nel taglio alto, a Lanciano Terna rinuncia alla causa d'oro contro la passionaria dell'elettrodotto e poi all'Aquila rifacimento di energia elettrica, scusate, rifornimento di energia elettrica e nell'inaugura la prima colonnina e il calcio di Serie B, terzo e bello, il Pescara prende la scia della Serie A 6 volte negli ultimi 10 anni, chi arriva dietro alle due squadre promosse direttamente sbarca nella massima serie e intanto è ufficiale il divorzio da Repetto e più avanti nella seconda parte sentiremo le parole del presidente Daniele Sebastiani. Adesso andiamo avanti con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e adesso andremo a vedere la prima pagina della città del quotidiano della provincia di Teramo. L'autostrada arriverà a Roseto, il titolo di apertura. Toto vuole collegare A24 e A14. La Teramo Mare, compreso il quarto lotto, resterà invece gratis. E poi a centropagina ci mette la firma e il titolo sulla fotografia che ritrae D'Alfonso e Renzi l'uno accanto all'altro. Oggi Renzi in Abruzzo per la firma del Masterplan. Sotto la fotonotizia, allarme furti in Valvomano, i cittadini esasperati si organizzano con WhatsApp. Di spalla a Tortoreto, i dissidenti affossano la Richi sul bilancio e da Bellante la notizia della morte di Di Paolo, maestro del mobile di gusto. Un'altra morte, però questa volta è un anniversario. 4 anni fa moriva l'onorevole Tancredi nel taglio basso della prima pagina. Andiamo invece sotto la testata. Prati di Tivo, Gran Sasso Teramano verso la liquidazione. Poi a Giulianova settimana corta, il fronte del no ci riprova e Roseto al voto di Girolamo punta alla filiera democratica. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Comuni alle urne solo di domenica. Lega e Forza Italia in rivolta nella capitale. Intanto è stata riammessa la lista di Fassina. Era circolata l'ipotesi di una possibile estensione del voto anche alla giornata del 6 giugno, quindi a lunedì, diciamo un voto abbastanza consueto in Italia, quello disteso sui 2 giorni, domenica e lunedì. Invece sembra che ci sia stato il dietrofront del governo su questa ipotesi. E poi a centropagina il Vaticano, unioni civili garantire l'obiezione, il Papa vuole la Chiesa povera, liberatevi dai beni economici, e con una foto di un prelato con in mano uno smartphone. Andiamo avanti, adesso andiamo su Repubblica. Dietrofront del governo al voto solo domenica. Roma riammessa alla lista Fassina. Referendum, Renzi attacca il no. Ovviamente, come vi ho detto in precedenza, la notizia riguarda le amministrative, ma si parla anche di referendum perché sta cominciando ed entrando nel vivo la campagna referendaria per quanto riguarda il referendum sul cambiamento della Costituzione, in particolare del Senato, ma anche della legge elettorale. Poi il Papa ai vescovi, basta proprietà, un patrimonio da 2.000 miliardi, l'appello di Francesco per quanto riguarda una chiesa povera.
Andiamo sul Messaggero. Il governo si vota solo domenica. La scelta di Renzi Alfano. Troppe polemiche. Un giorno unico anche al referendum comunale. Il Consiglio di Stato riammette la lista Fassina a Roma e Fratelli d'Italia a Milano. E poi le scuole aperte anche d'estate nei giorni estivi e la proposta allo studio da parte del Ministero annunciata dal Ministro Giannini. Andiamo avanti. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico principale della nostra nazione, la UE apre alla flessibilità, bonus da 13,5 miliardi è il titolo col quale apre il giornale. Bruxelles sia al deficit 2017 all'1,8%, ma non oltre. Domani atteso il via libera a uno sconto in bilancio dello 0,8%, lo 0,1 sarà per migranti e sicurezza. E intanto, per quanto riguarda gli esteri, Libia, niente intervento di terra verso l'alta all'embargo di armi. Gentiloni, soldati italiani solo per l'ambasciata. Sapete che insomma, da tempo si discute di un possibile intervento italiano più importante e soprattutto con un maggiore impiego via terra dei soldati del nostro esercito. E poi RCS, OPA di Bonomi con i soci storici, il titolo vola in Piazza Affari, più 16,5%, Cairo, un rilancio, fatemi valutare, controfferta 0,70 euro per azione insieme a Mediobanca, Della Valle, Unipolsai e Pirelli per quanto riguarda il gruppo RCS che controlla tra le altre cose il Corriere della Sera. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano. Corriere, i soliti noti con Renzi contro il piano di Bazoli e Cairo. Questa è la lettura della notizia che vi ho dato in precedenza, fatta dal Fatto Quotidiano. Stampa e potere, la controfferta filo governativa in vista del referendum. Tronchetti, Della Valle, Nagel e Cimbri si oppongono al progetto del banchiere Prodiano e del patron di La Sette per un quotidiano indipendente per il no alla riforma, con De Bortoli presidente. E poi a centropagina Alfano, la figuraccia del lunedì, Verdini battezza il candidato del Partito Democratico, referendum e comunali, il ministro si smentisce, voto solo domenica. Il Tempo adesso, aumenti blindati in Parlamento e gli statali aspettano da 7 anni ricchi e poveri, subito più soldi ai dipendenti di Camera e Senato, il trucco attraverso la riforma costituzionale che ancora non c'è. E poi l'esproprio proletario del Papa rivoluzionario Francesco striglia ai vescovi, rinunciate ai beni non necessari. La foto è quella dell'incontro tra Ivo Morales e Papa Bergoglio, incontro diventato celebre per la consegna proprio di questo manufatto che ritrae una falce e martello con un crocifisso, incontro e soprattutto manufatto che ha scatenato tantissime polemiche. Andiamo avanti, l'Unità, a proposito di Job Act, nuovi segnali di ripresa dell'economia, -27,5% le richieste di disoccupazione nel 2015, in discesa per l'INPS anche le domande di cassa integrazione, sono effetti della riforma, così scrive l'Unità che fa riferimento al Partito Democratico. E poi in questa foto vedete ritratto Donald Trump, mentre Hillary Clinton arruola Bill, avrà un incarico economico, Trump continua a spararle grosse, i rifugiati preparano un nuovo 11 settembre, avrebbe detto il candidato dei repubblicani. E poi a centropagina la fotonotizia, vertice sulla Libia, sostegno a Serraj, armi ma non truppe. Il giornale, austerity in Vaticano, il Papa espropria i preti ricchi, e questo è il richiamo che abbiamo già visto in precedenza di Papa Francesco. E poi Libero, ci mandano a sbattere dietro le mance di Renzi, si nasconde la patrimoniale, spese e debito fuori controllo perché l'Unione Europea non ci sanziona, si chiede Libero, la Merkel si è convinta che l'Italia sia irriformabili, aspetta che il Premier si impicchi da solo, poi arriverà la Troica e mungerà i risparmi. E poi in questa fotonotizia il marito della candidata PD vuol cancellare Israele dalle mappe. E poi ancora Papa Sciocchi, il Vangelo come il Corano, c'è la stessa ideologia di conquista, riflettiamo sui nostri errori.
Andiamo all'avvenire. Una chiesa scalza, ovviamente si riprende il richiamo fatto da Papa Francesco ai vescovi italiani. Il sacerdote di Cristo usa beni solo per servire fede e carità del popolo. Si è aperta la 69ª Assemblea Generale della CEI. Andiamo ancora avanti, il Mattino di Napoli, quel giudice va ucciso, intercettati i familiari del boss La Torre, nel mirino il PM D'Alessio, dunque ancora la magistratura ritorna sotto il mirino della criminalità organizzata. Andiamo ancora avanti con il secolo XIX, scusate, il secolo XIX, il Papa ai Vescovi, siate sobri, il Pontefice critica l'Occidente per l'esportazione della democrazia. Francesco apre l'assemblea della CEI e dice rinunciate alle proprietà. Ovviamente il messaggio è rivolto ai Vescovi. E poi il reportage da Caracas, questa notizia interessante per quanto sta accadendo nel paese latinoamericano, la città blindata con 50 omicidi al giorno, Venezuela nel caos, braccio di ferro tra Maduro e il suo popolo. Sono tante le proteste in Venezuela, uno stato ormai sull'orlo della guerra civile con una gravissima crisi economica, nonostante sia un paese davvero ricchissimo di materie prime. Adesso, prima di passare al meteo, andiamo a vedere rapidamente i titoli dello sport nazionale. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Conte libero di stupire, scommesse, assolto l'allenatore della nazionale all'Europeo senza ombre, incubo finito, ne esco forte e motivato, ha detto Conte. A Cremona tra i rinviati a giudizio ci sono Mauri, Signori e Doni. Sotto la testata, sfida tra Manite e Scudetto, è più bella questa signora per quanto riguarda la Juve. Poi il Milan con tre salvagente, Montolivo, Bacca e Jack. Dopo la figuraccia con la Roma si cercano rimedi. Poi Mancini Toir di spalla, telefono amico e ora il tecnico dice resto al 100%. Nel taglio basso, Euronuoto, Detti oro puro, Fede Magnini 4% d'argento. E poi il Giro d'Italia, oggi si sale a Sestola, la montagna di Tomba, Landa dice attaccherò. Andiamo sul Corriere dello Sport, Cavani Juve via libera al PSG all'assalto di Ronaldo, il Matador pronto per Allegri e la Juventus, parte la giostra dei bomber. E poi Ventura nuovo CT della Nazionale, Bonucci un caso, si fanno sempre più insistenti le voci di Ventura quale successore di Conte alla guida della Nazionale. Poi il Presidente del Consiglio fa l'elogio della Cagnotto, Renzi taglia metafora dell'Italia, il Premier si complimenta con Buffon e Higuain ed esalta la Tuffatice d'Oro, il talento batte i fantasmi. E poi per quanto riguarda l'Inter, Mancini rimango qui, abbiamo preso Banega, sento la fiducia del club, andiamo avanti, ha detto il tecnico. Poi la Roma sbarca Alisson, ma è caos portieri. E Napoli nel progetto Sarri, ora spunta Danilo. Andiamo su Tutto Sport rapidamente. Tido Pjanic, se mi dai la trattativa Juve-Roma entra nel vivo, i 38 milioni della clausola o una contropartita tecnica nel mirino dei giallorossi Zaza, Rugani, Sturaro e Berardi. Marotta però ha altre idee. Andre Gomes, l'obiettivo è chiudere prima dell'Europeo. E poi Cairo Gela Ventura, ci incontreremo presto. Devo capire se ha ancora voglia di allenare il Toro. Salgono le quotazioni del tecnico per la nazionale. E ancora, Conte assolto, l'incubo è finito, calcio e scommesse, il CT prosciolto per non aver commesso il fatto, convocati c'è Bonucci, ma la Juve dice di no. Questo per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale. Adesso, come annunciato, passiamo al meteo con il consueto collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? A te. Allora, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola risulta ancora essere sotto la scia di correnti fresche provenienti dall'Europa centrale che danno luogo a diffusi fenomeni di instabilità. Infatti un nuovo impulso di aria fresca sta in queste ore attraversando la nostra penisola, risulta più attivo sulle regioni centrali dove sta già dando luogo a un peggioramento sulla nostra regione, soprattutto sul settore occidentale, nel Teramano, ma nelle
prossime ore questa nuvolosità con delle precipitazioni localmente a carattere temporalesco si estenderanno un po' su tutto il territorio regionale, soprattutto nelle prossime ore, anche se poi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sono previste delle schiarite in particolar modo lungo la fascia costiera nel Teramano, dove però nel corso del pomeriggio, tardo pomeriggio, torneranno a formarsi degli addensamenti, stavolta soprattutto sulle zone interne e montuose, dove non si escludono nuovi rovesci a carattere temporalesco, che poi potrebbero ancora nuovamente estendersi verso il settore orientale della nostra regione, ma risultare più probabili soprattutto nel Chietino. Poi dalla serata nottata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, un'attenuazione dell'instabilità che si manifesterà soprattutto poi nella giornata di mercoledì, nella giornata di domani, quando tornerà a splendere il sole su tutto il territorio regionale, anche se poi nel pomeriggio potrebbero nuovamente formarsi degli addensamenti soprattutto sulle zone interne e montuose, ma non dovrebbero esserci fenomeni di rilievo. Una situazione questa che continuerà a riproporsi anche nella prima parte della giornata di giovedì, da giovedì, proprio nel corso della seconda parte della giornata di giovedì, assisteremo a un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche al freddo, perché giungerà dalle isole britanniche una nuova perturbazione di origine atlantica che darà luogo a dei fenomeni, a un aumento della nuvolosità sulla nostra regione dal pomeriggio sera di giovedì e nella giornata di venerdì, quando insomma saremo interessati da addensamenti e da dei rovesci, anche delle manifestazioni temporalesche su gran parte del territorio regionale. Quindi questa è un'altra notizia da segnalare. Poi c'è da evidenziare però fortunatamente un graduale miglioramento del tempo, soprattutto nel fine settimana, in particolar modo nella giornata di domenica, nella prima parte della giornata di domenica dovremmo avere un tempo migliore, anche se probabilmente anche il miglioramento atteso nel fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, sarà temporaneo in attesa del passaggio di una nuova perturbazione atlantica. Insomma, la stabilità è ancora molto lontana, Alfredo, per il momento dovremo fare i conti con le perturbazioni atlantiche. Alfredo. Grazie allora Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Rapidamente andiamo a vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo. Questa è la pagina di abruzzometeo.org, la vediamo in questo momento, e poi andiamo a vedere anche le due pagine Facebook con la regia di Gianni D'Areo. Questa è la pagina di Abruzzo Meteo e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora a te Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E chiudiamo questa prima parte facendo gli auguri a tutti quanti, si chiamano Pasquale, perché oggi la Chiesa ricorda San Pasquale Bailon, religioso francescano, patrono e protettore di cuochi, donne, opere e congressi eucaristici, pasticceri e pastori. È nato nel 1540 a Torre Hermosa in Spagna ed è il santo dell'Eucarestia. Allora ci fermiamo qui per un break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo ai quotidiani regionali, riapriamo il centro, questa è la pagina Abruzzo, opere strategiche, la visita del Premier Renzi. Renzi oggi all'Aquila per la firma del Master Plan e il titolo, previsti interventi da 1,5 miliardi di euro dal Fonso, da domani al lavoro guardando avanti, e vi ricordo che circa dalle 10 potete seguire la diretta della firma e della conferenza stampa di Matteo Renzi e del governatore D'Alfonso proprio su questa rete, vi ricordo l'orario a partire dalle ore 10 circa. Prossime tappe poi del Premier Renzi, che non sarà soltanto all'Aquila oggi ma si sposterà poi a Campobasso, dove è atteso per mezzogiorno, e infine a Bari in Puglia, dove è atteso per le 14:30. Dunque saranno anche visite abbastanza brevi quelle del Premier Renzi, impegnato in un tour in queste tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Andiamo avanti
Agenzie del Demanio, via al bando per valorizzare 112 immobili di enti pubblici, tra questi c'è anche il circolo canottieri di Pescara. E poi nel taglio basso, gazebo e raccolta firme, referendum costituzionale, il Movimento 5 Stelle si mobilita nelle piazze, ancora Unicredit 74 milioni in 3 anni alle imprese agroalimentari, progetto Coltivare il futuro. Andiamo adesso sul Messaggero per vedere la pagina Abruzzo del Messaggero. Renzi firma il masterplan il grande giorno all'Aquila, 1,5 miliardi per gli interventi strategici e cantierabili in breve tempo, all'auditorium il patto per l'Abruzzo, 77 le opere in lista, in primis le infrastrutture. Qui vedete un quadro generale degli interventi in questo specchietto riassuntivo. E poi l'incontro al Ministero, Bretelle Toto, piano alternativo, ora il problema sono i soldi, strada dei parchi svela il mistero e presenta i due nuovi assi a pagamento di Pescara e Teramo. Nel taglio basso, team cerca startup con base digitale, in vetrina i progetti del territorio. Andiamo adesso sulla città per approfondire il tema delle bretelle dell'autostrada. Viabilità, Toto propone un asse autostradale da Basciano a Roseto a pagamento per unire A24 a 14, la Teramo Mare invece resta gratis, compreso il quarto lotto. E vedete diciamo, la grafica abbastanza chiara su quanto accade nella viabilità della nostra regione. Vallata del Vomano, la Breterra correrà sulla sponda sud del Vomano da Basciano fino al casello A14 di Roseto ed oltre sulla strada statale 150. Il collegamento, la bretella potenzierà lo sviluppo della vallata del Vomano con inevitabili ricadute sulla economia locale. Andiamo avanti e torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le altre pagine interne del giornale. Passiamo alla pagina di Pescara. Tragedia sulla 24, operaio travolto e ucciso in autostrada, Mirko Barbarossa, 31 anni di Manoppello, si doveva sposare a luglio con i colleghi, stava riparando un tratto di guardrail quando è accaduta la tragedia. Il precedente ad agosto, la fine simile di due operai, il 13 agosto per la precisione. Un altro incidente sulla 25 nel tratto Torano-Pescara in cui morirono 3 persone, una donna pugliese e 2 operai marsicani. Andiamo nel taglio basso, restando sempre a questa notizia, il dramma si abbatte sul paese in festa, la notizia dell'incidente scuote Manoppello, addobbata per il volto santo, e il sindaco scoppia in lacrime ovviamente. Una grande tragedia questa. Andiamo avanti. La protesta dei vigili del fuoco. Rischiamo la vita, i politici ci snobbano. Domani i sindacati incontrano il prefetto. Vogliamo la stessa dignità e le stesse tutele delle altre forze di polizia. Mancanza di personale. La sede inaugurata un anno fa a Penne è ancora chiusa. Non ci sono gli addetti per aprirla. L'edificio non è ancora pronto. Indennità di rischio. Il nostro lavoro è usurante come quelli di polizia, carabinieri e forestale. È necessario adeguare gli importi ai livelli degli altri. Poi ci sono le abboni per le pensioni, chiediamo un anno di scatto ogni 5 di servizi e aumenti retributivi anche per il personale dirigente. Dunque ci sono le richieste dei vigili del fuoco. Scendiamo nel taglio basso di questa pagina, Stele Museo Cascella, una mail può salvarli, campagna del governo per il recupero dei luoghi dimenticati, il comune invita i cittadini ad aderire. Andiamo ancora avanti, le bancarelle alla stazione, mercatino dei senegalesi è pronto lo sgombero, ma l'alternativa per gli ambulanti dopo 9 mesi non c'è ancora. A richiamare l'attenzione su questo tema è stata ieri Forza Italia, che ha convocato una conferenza stampa proprio sul posto nella stazione centrale vicino al mercatino etnico. Andiamo a vedere insieme il servizio. Sono passati 9 mesi da quando un'ordinanza ha sancito lo sgombero dell'area adiacente alla stazione di Pescara, popolata da bancarelle abusive. Da lì in poi l'amministrazione comunale ha vagliato diverse alternative per spostare e regolamentare venditori e merci. Ad intervenire oggi è Forza Italia, che lamenta ritardi e chiede una regolamentazione effettiva.
Tutto inizia il 1 agosto 2015, quando un'ordinanza doveva prevedere lo sgombero di quest'area mercatale e poi tutta una serie di atti amministrativi, a partire appunto dal 1 agosto fino ad arrivare in giorni recenti, che hanno individuato uno spazio idoneo secondo l'amministrazione comunale, che doveva essere quello del sottopasso, secondo noi assolutamente sbagliato, sino all'apertura di uno sportello che doveva essere frequentato appunto dagli operatori di questo finto mercato, tra virgolette, e che non è stato assolutamente utile, perché abbiamo visto che solo una ventina di operatori hanno chiesto informazioni su come regolarizzare la loro posizione. Infine, ad un bando che doveva prevedere e ha previsto appunto la partecipazione di cooperative o di aggregazioni di operatori mercatari per distribuire questi operatori all'interno dei mercati rionali, e che ha visto la partecipazione solo dell'ARCI, che probabilmente non avrà i requisiti. Qual è la posizione del centrodestra? Gli operatori di questo mercato devono prima di tutto regolarizzarsi, come tutti gli altri operatori italiani, quindi devono produrre una scia per poter vendere materiale, non quello contraffatto, ma materiale evidentemente etnico, perché se si chiama etnico noi ci attendiamo che loro vendano materiale etnico, e poi che vengano inseriti all'interno dei mercati rionali come tutti gli altri operatori dei mercati. Andiamo sul Messaggero, sempre dalle pagine di Pescara. Tasse e tangenti, la valle è scarcerato, decisive le ammissioni del commercialista sulla mazzetta pagata al numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Dall'interrogatorio emersi anche particolari utili per allargare il campo dell'indagine. Resta ai domiciliari Giovanni Imparato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al GIP. E poi il funzionario che nega tutto e parla di soldi ricevuti in prestito ha fatto ricorso al riesame. E ancora andiamo avanti con la lettura dei giornali. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro. A Rancitelli, cassonetti e rami spezzati bloccano la strada, un'ora di caos per la lite tra un gruppo di residenti che ha fermato il traffico sotto le case popolari del quartiere Rancitelli a Pescara. Sono arrivati i carabinieri che hanno dovuto risolvere la situazione. Ancora una stagione da salvare, cibo, giochi e bellezza, le idee dei balneatori in attesa dei nuovi dati sulla qualità del mare, conferme delle palme in stand-by, ma i gestori di lidi sono fiduciosi e propongono nuovi servizi in spiaggia. Nel taglio basso, ingabbiato il galeone malconcio di Eriberto, il titolare di Alcione si è occupato della protezione, la figlia di Eriberto dice al suo posto un busto del papà. I fanghi nocivi, dragaggio, 120 marinai sono parti civili, pescatori e armatori ammessi dal Tribunale nel processo sull'appalto e la gestione dei lavori del 2011 nel Porto Canale. E ancora case asilo in via dei Peligni, stop ai lavori, il TAR accoglie il ricorso di una ditta esclusa dalla gara e il Comune revoca l'appalto da 5 milioni di euro. Ieri è stato esposto dall'assessore Sandra Santavenere l'accordo integrativo che riguarda i nuovi contratti per i dipendenti comunali, accordo raggiunto il 26 febbraio scorso con la giunta che ha dettato le linee di indirizzo, e ieri è stato presentato ufficialmente. Nel taglio basso, in bicicletta in sicurezza, premio all'Istituto Pescara 3 per quanto riguarda il progetto con gli alunni. Milione sparito, indaga la Corte dei Conti, gli incassi dei parcheggi a pagamento mai restituiti dall'ex gestore Coes, il Tribunale manda gli atti ai giudici contabili per quanto riguarda la sosta a pagamento a Pescara. Passiamo alla pagina di Montesilvano, interpellanza, il poliambulatorio incompiuto distretto perché l'ASL proroga l'affitto nella vecchia sede, il Movimento 5 Stelle interroga il governatore D'Alfonso sui ritardi nei lavori per il nuovo presidio sanitario che la città attende da 21 anni. Possiamo andare a vedere, se la regia è pronta, il servizio proprio che riguarda il distretto sanitario di Montesilvano. Sul distretto sanitario di Montesilvano, sui ritardi in particolare, il Movimento 5 Stelle accusa la Regione Abruzzo. In che termini? Come per Cepagatti, anche qui a Montesilvano c'è un distretto nuovo di zecca, possiamo dire, progettato, addirittura il progetto risale nel lontano 1995, che a oggi non è ancora attivo.
l'utenza si serve ancora del vecchio distretto che si trova su Corso Umberto, un vecchio distretto fatiscente che fa acqua a tutte le parti, che ha subito anche un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, che ha rilevato tutta una serie di enormi criticità. L'ALS di Pescara, quindi la regione Abruzzo, paga oltre 110.000 euro annui di affitto per mantenere in piedi il vecchio distretto. Quindi noi abbiamo interpellato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che appunto da cui dipende l'azienda sanitaria di Pescara, per conoscere quali sono le intenzioni e le volontà della regione Abruzzo, perché non si è attivato ancora il nuovo distretto. Sembrerebbe che ci siano problemi anche legati alla sicurezza e alle norme sulla sicurezza, sembrerebbe che non è stata ancora installata una scala antincendio, che addirittura non ci sono sistemi di climatizzazione all'interno del nuovo distretto, in osservanza della legge 32, una legge regionale. Quindi vorremmo capire quali sono i motivi, e soprattutto, perché questo esige il Movimento 5 Stelle, se ci sono responsabilità da parte di funzionari, di dirigenti che non hanno attivato nei tempi questo distretto, e se ci sono anche responsabilità erariali, vogliamo conoscere e sapere chi ha sbagliato, perché chi ha sbagliato deve pagare. Restiamo a Montesilvano. Ladro a 12 anni, martellate sulla vetrina, sorpreso all'alba in Corso Umberto con una mazza da muratore mentre tenta di rubare nel negozio di telefonini. Questa notizia arriva appunto da Montesilvano, vedete la vetrina presa a martellate. E poi a centropagina, il vecchio cantiere aiuta i ladri, Pianella, le famiglie di Borgo San Vincenzo denunciano incursioni notturne. E poi il Festival della Melodia con i casting dei cantanti sotto la direzione di Pelusi. E poi ancora nel taglio basso, piace ai bimbi l'arte del riciclo, realizzati una cassetta trabocco per scambiare libri, un robot e una libellula, sempre a Montesilvano. Passiamo alla pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Sono 4 i cantieri addirittura d'arrivo prima del voto a Francavilla. Luciani è sicuro che i tempi saranno rispettati, ma i detrattori e gli avversari politici parlano di lavori elettorali. Francavilla, sempre manifesti strappati ai 5 Stelle, poi 6 donne in lizza con Viva Francavilla, è una delle 5 liste che il 5 giugno appoggerà la candidatura a sindaco di Alessandro Mantini per quanto riguarda la coalizione di centrodestra. E poi nel taglio basso, spaccio di droga, 55enne deve scontare un anno ai domiciliari, sempre per le notizie che arrivano da Francavilla. Da San Giovanni Teatino, San Gio Lavoro, incontro europeo a Patrasso, e a Cipagatti, mostra del fiore, Letizia è la prima miss. La pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, via i lavori per la risonanza magnetica a Popoli, appalto da 700.000 euro per ristrutturare il locale dell'ospedale che ospiterà l'apparecchio rimasto inutilizzato. Nel taglio alto, spaccio di hashish agli studenti, c'è un arresto ad Alanno, e poi Scafa, consiglio in streaming. Nel taglio basso, cerimonia davanti all'ospedale, Frisa scende in campo con penne dei cittadini, a penne. Presentati i candidati, Napoletano lancia la sfida con la lista Penne Vale. Andiamo sulla pagina di Chieti, parliamo di sanità. ASL, il manager Flacco rischia il posto, la regione gli contesta i letti nei corridoi all'ospedale, i farmaci salvavita negati e le promozioni dei dirigenti. Carabinieri del NAS tornano a medicina e geriatria dopo i servizi che anche il centro ha fatto sui malati parcheggiati nei corridoi, e ne trovano ancora 4. Poi ultima ora, università, il DG del Vecchio chiede 1,4 milioni indietro a Napoleone. Poi il muratore che ha minacciato di gettarsi dalla gru era esasperato, gli avevano appena negato i soldi che attende da mesi e sta stato salvato dai carabinieri ieri mattina a Chieti. E poi Terna, grazie alla mamma attivista. Lanciano, la società rinuncia al processo per l'opposizione all'elettrodotto. Andiamo a vedere questo servizio. Il gigante si inchina alla formica, così il coordinamento dei comitati no elettrodotto Villanova Gissi commenta il ritiro delle citazioni in giudizio da parte di Terna nei confronti di Silvia Ferrante, la mamma attivista di Paglieta citata per 24 volte con la richiesta di un risarcimento danni complessivo di 16 milioni di euro. In tribunale a Lanciano, davanti al giudice civile Cleonice Cordisco, sono stati chiusi i primi 12 procedimenti a carico di Silvia, che con la sua storia e la campagna Io sto con Silvia aveva catalizzato la
la solidarietà di migliaia di cittadini semplici e comitati contro grandi infrastrutture da tutta Italia. Oggi Terna è arrivata con la volontà di voler rinunciare al proseguire di questi procedimenti giuridici. Questo cosa vuol dire? Che rinunciando alla domanda automaticamente decade tutto il procedimento, quindi non abbiamo potuto far altro che prendere atto di questa cosa qua e prendere atto di questa piccola vittoria che io mi sento di riconoscere a tutte quante le persone che mi hanno sostenuto e che da sempre hanno appunto, ci hanno messo la faccia e sono andata avanti contro questo elettrodotto. Mi riferisco alla campagna Io sono con Silvia, più strettamente per quanto avvenuto a me, quindi per questo atto di intimidazione subito da una grande multinazionale come può essere Terna, ma mi riferisco anche ai sindaci che da sempre hanno contestato questa grande opera, così come anch'io in fondo mi ritrovo in questa aula di tribunale perché ho contestato questa opera, e così come invece dei sindaci che, pur non essendo interessati dal passaggio dell'elettrodotto Villanova Gissi, si sono espressi in merito alla, non solo alla solidarietà, alla campagna Io sto con Silvia, all'adesione, ma anche proprio nel dire un no ad un modello di sviluppo che è quello che sottosta a tutte queste grandi opere deputate, diciamo, al consumo di energia. Terna vuole rilassare le tensioni e il commento del coordinamento, ma dovrebbe rendersi conto della gravità di quanto fatto sinora, non solo nei confronti di Silvia, ma anche di chi sta ancora affrontando questo ingiusto calvario per non aver sottoscritto un accordo o per aver difeso i diritti dei proprietari. Chiudiamo le notizie dal Chietino con la Thales. Cambio della guardia, Thales riparte. Dopo 53 giorni di occupazione e ritorno alla normalità, ieri salutato da sindacalisti e dipendenti del sito di Chieti, garanzia occupazione per tutti grazie alla Newco e all'arrivo della Tecne Trasferimenti, soltanto volontari nelle altre sedi della Thales. I contenuti dell'accordo che avvia il nuovo corso illustrati ai lavoratori, un'azienda che crea sapere per il territorio, dice l'Abrozzi della CGIL, è stata veramente una lunga e dura battaglia quella dei lavoratori della Thales. Andiamo alla pagina dell'Aquila, restando al Messaggero. Raccolto l'appello, non sparirà la piazza davanti alla prefettura, non sarà allungato l'edificio per ampliare la sede della provincia, erano in sorte alcune associazioni, si potranno fare le modifiche richieste. Il provveditore Linetti, necessario salvaguardare luoghi così preziosi del centro quali fondamentali punti d'incontro. E poi Poggio Picenze, parte il primo aggregato dopo 7 anni nel centro storico di Poggio Picenze, il sindaco Gialloreto, a breve saranno pronti i decreti per fare avviare anche altri due progetti. E poi l'avvertenza Globe Network, l'Iris attacca i democratici per quanto riguarda il call center che rischia la chiusura. Nel taglio basso, la ricostruzione, si scopre un tesoretto da 30 milioni di euro che giace inutilizzato da anni, e l'inchiesta ricostruzione delle chiese fissata l'udienza preliminare. Andiamo avanti, auto elettriche con le prime colonnine, inaugurati i primi 3 punti di ricarica in via Linizza vicino alla Fontana Luminosa, le altre 2 in via Leonardo da Vinci. Il sindaco: andiamo nella direzione di una città smart anche con il trasporto privato non inquinante. E poi la rotatoria provvisoria sulla statale 80, ottobre via i lavori per quella definitiva. Nel taglio basso, via Tancredi da Pentima, la denuncia difficoltà per il passaggio dei turisti. A Socasa, marciapiedi trasformati in percorsi a uso privato, è vergognoso, questa la denuncia. La pagina di Avezzano sul Mona, autostrada, operaio travolto ucciso mentre toglie i birilli, notizia che abbiamo già approfondito in precedenza. E nel taglio basso, pulizia del tribunale a Sulmona, un'altra avvertenza, già indetto una gara entro fine mese, si dovrà scegliere tra le 5 ditte invitate a presentare la loro offerta. Adesso andiamo nel Teramano con la lettura del quotidiano La Città, delle pagine interne. Partiamo dal capoluogo e dalla crisi in comune. Quiete prima della tempesta, scrive La Città. Col sindaco si discute di metodi, documenti e cavilli sui tavoli politici. Intanto prosegue lo stancheggio a distanza. Andiamo avanti. Lucine colorate e cicalini per l'isola pedonale, una piccola folla si è riunita alle 17 per l'evento tanto atteso, il sollevamento del pilomat di via Capuani. E poi l'incorporazione San Paolo prende il posto di Banca dell'Adriatico, da ieri l'istituto di credito è entrato nel gruppo Intesa. E la caccia, giovedì l'insediamento della prima commissione venatoria.
Si è spento Domenico Di Paolo, maestro del gusto, lo storico imprenditore del mobile di Bellante Paese, stroncato da un malore all'età di 79 anni. Funerali, l'ultimo saluto al maestro dell'arredo oggi pomeriggio alla Chiesa Madre di Bellante Paese. E poi la polemica, Unioni Civili Arcighe schierata contro il sindaco Brucchi, l'associazione Taccia il primo cittadino teramano di intolleranza e volontà di ghettizzazione. Bellezza, il meglio di CNA in mostra al Comunale. Giovedì sera al Cineteatro la kermesse dedicata agli artigiani e alle piccole imprese con sfilate, musica e spettacoli. E poi l'iniziativa La pioggia non ferma, gli infermieri dell'IPASVI, Villaggio della Salute in Piazza Martiri. Dalla provincia Gran Sasso Teramano verso la liquidazione, la Camera di Commercio rinuncia alle sue quote, per il presidente della provincia può bastare così, la società è nata per la gestione e l'affidamento degli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva, ma la sua attività è stata segnata da moltissimi problemi e continui affanni nella principale missione sociale. Aria Vibrata di Sabatino invita le imprese della Vibrata a fare sistema per l'area di crisi e poi firmato il documento per un nuovo modello di sviluppo sostenibile nell'Assemblea Nazionale durante l'assise di Senigallia. La CIA ha premiato i campioni dell'agricoltura nei vari ambiti. La cronaca, allarme e furti in tutta la vallata del Vomano, i cittadini esasperati si organizzano da soli, creati gruppi WhatsApp per segnalare auto e persone sospette. Andiamo ancora avanti. Dissidenti affossano il sindaco Ricchi, bocciato il conto consuntivo, domani il voto sul bilancio preventivo, l'amministrazione di Tortoreto è sempre più vicina al tutti a casa. Ancora avanti la pagina di Giuliano Vamosciano, settimana corta, il fronte del no ci riprova, i genitori contrari denunciano il comportamento del dirigente scolastico e per quanto riguarda l'assistenza oggi sciopero dei dipendenti della cooperativa Agora Toscana. La cronaca, beccato dalla stradale con 260 grammi di cocaina, albanese di 32 anni, finisce in manette dopo un inseguimento per le vie di Giulianova. E sempre da Giulianova i parchi sono diventati una giunca, la Branella attacca l'assessore Guerrucci, nessuno ha lavorato mai così male. La pagina di Roseto Pineto da Tre Silvi, Di Girolamo lancia la filiera rosetana, un sindaco democratico potrà contare anche su province e regione, questo per quanto riguarda le elezioni. Poi c'è stato l'incontro ieri con Poste, Pavone chiede alle Poste un bancomat per gli uffici delle frazioni. Andiamo adesso allo sport, riapriamo il quotidiano Il Centro andando a vedere la pagina dell'Abruzzo Sport, calcio di Serie B in primo piano, cambio nello staff dirigenziale del Pescara, Leone al posto di Repetto, il DG sollevato dall'incarico dopo 3 anni di lavoro in biancazzurro, al suo posto arriverà il DS della Virtus Lanciano. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente Daniele Sebastiani, dette ieri nel corso della trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi. Come tutti sapete, Giorgio l'ho chiamato io nel Pescara 3 anni fa, quindi non si chiude un rapporto con delle polemiche. Io ringrazio Giorgio per il lavoro che ha fatto fino adesso, che è un lavoro dal punto di vista tecnico sul quale non si può dire nulla, il lavoro che ha fatto insieme all'altro direttore Peppe Pavone, che rimane con noi, però è chiaro che se non si hanno delle vedute che vanno nella stessa direzione, soprattutto quando ci sono rapporti anche personali, è inutile discutere ogni giorno, allora è meglio interrompere un rapporto. Questo è l'unico motivo, non ci sono retropensieri, non ci sono altri motivi. Diciamo che, ripeto, da questo punto di vista il più dispiaciuto sono io, però è evidente che la società deve andare avanti ed è chiaro che se uno dà un ruolo, in questo caso non si riscontrano delle vedute che vanno nella stessa direzione, non solo del presidente, ma in generale è naturale che c'è una società che deve prendere delle decisioni. Quindi non ci sono altri motivi, perché poi in giornata, come succede sempre, dicevo, nel modo più assoluto, ecco, questo è bene chiarirlo, perché nel modo più assoluto, perché ripeto, noi siamo più che soddisfatti del lavoro che Giorgio ha svolto fin qui, e quindi nel modo, ma veramente nel modo più assoluto, non è una frase di circostanza, non è un modo per stemperare una situazione che
apparire anche, come dici tu, un fulmine a ciel sereno, però è evidente che è un qualcosa che va avanti da un po' di tempo, ed è chiaro che quando non si trovano delle situazioni per andare d'accordo come dovrebbe essere, d'amore e d'accordo tutti i giorni, nella globalità del progetto e quindi in tutte le varie sfaccettature della società con tutti i vari settori, è evidente che è meglio interrompere un rapporto che continuare magari a discutere da questo, sì, solo da questo punto di vista. Andiamo avanti, calcio scommesse, Marilungo ne esce pulito, la punta rinfrancata dalla sentenza di Cremona guiderà i rossoneri nello scontro salvezza di Livorno. E poi nel taglio basso, una curiosità, in Qatar Verratti operato, pronto tra 2 mesi, vedete il centrocampista pescarese già di buon umore dopo l'operazione chirurgica avvenuta in una clinica di Doha in Qatar per risolvere i problemi di pubalgia. E poi il centro ricorda un anno di Oddo, sfrontato e audace, un Pescara al massimo. Il 17 maggio 2015, il primo giorno di Oddo sulla panchina del Pescara, è stato subito amore con la piazza. Andiamo avanti, passiamo alla Lega Pro, l'Aquila, Tegola, Ceccarelli, contratto Ravanelli-Teramo, la Lega Pro per l'attaccante lesione del crociato, San Domenico spera nel ricorso. Tra i possibili successori di Vivarini sulla panchina biancorossa spunta l'ex della Juventus Fabrizio Ravanelli. Andiamo avanti. Roseto Ferrara, Trullo sfoglia la Margherita, Basket Club Estense vuole il coach della McEnergy che ci sta pensando, il cuore mi dice di restare, la testa di valutare bene le offerte che arrivano, questo per quanto riguarda il basket. E poi Giro d'Italia, decima tappa, oggi arrivo in salita ma Nibali già pensa al tappone di sabato. E ancora atletica, che brava la Sabatini, la Teramana vince gli 800 metri a Bressanone. Andiamo ancora avanti, l'Amatoria a San Severo per pareggiare i conti, basket di Serie B, pescaresi puntano al riscatto dopo il tonfo di sabato, Raiola siamo fiduciosi, giovedì sera gara 3 al Pala Elettra. Calcio a 5, che sapone a caccia della finale nei playoff, ad Asti ai nerazzurri basta un pareggio per qualificarsi. Nel taglio basso il pattinaggio con Pescara sugli scudi, la pallacanestro al Palamaggetti, le finali nazionali under 18 femminili e poi ottimi risultati per il Giulianova skate con giovanissimi ed esordienti. Mattino 6 termina qui, prima di salutarci vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 19 e alle 23. Vi ricordo anche che a partire dalle ore 10 circa potrete seguire in diretta la conferenza stampa della firma del master plan con il premier Matteo Renzi, che arriverà all'Aquila e incontrerà il governatore Luciano D'Alfonso. È veramente tutto per quanto riguarda Mattino 6, che tornerà domani puntuale alle ore 7. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.